ambire a diventare servitore di Cristo, proprio come lui fece diventando servitore di noi tutti. È questa la missione del diacono secondo Papa Francesco, che ha celebrato questa mattina la messa per il Giubileo dei Diaconi in Piazza San Pietro. Citando l'Apostolo Paolo, che fu servitore di Gesù, il Pontefice si è rivolto ai diaconi provenienti da tutto il mondo nella ricorrenza dei 50 anni della reistituzione del diaconato permanente, ricordando loro che chi annuncia Gesù è chiamato a servire e chi serve annuncia Gesù. Se evangelizzare è la missione consegnata a ogni cristiano dal battesimo, servire è lo stile con cui vivere la missione, l'unico modo di essere discepolo di Gesù. È testimone di Gesù chi si comporta come lui, ha proseguito il pontefice, cioè che serve i fratelli e le sorelle senza stancarsi nella vita cristiana, perché è una vita di servizio. Ci farà bene pregare con fiducia ogni giorno per questo, chiedere di essere guariti da Gesù, di assomigliare a Lui, che non ci chiama più servi, ma amici. Una preghiera vera che porti la vita al Signore e il Signore nella vita. E quando servite alla mensa eucaristica, lì troverete la presenza di Gesù che si dona a voi, perché voi vi doniate agli altri.